finale di Coppa di Lega, arriviamo al Final Four, arriviamo alla sfida romantica, come agita questa musica di sottofondo, tra Trannusai e Cospea, una sfida inedita per il Terni League, dal campo del Nesso, sotto Marco Rompietti e Lorenzo Marzioni. Lorenzo, che partita ti aspetti da queste due grandi squadre? Una partita che secondo me dove si affrontano due squadre che tra virgolette si rassomigliano, perché la loro grande forza è l'aggressività, la garra agonistica, e da una parte c'è il Trannusai che negli anni è cresciuto tantissimo, soprattutto a livello tattico, adesso è una squadra ultra organizzata che gioca un buon futsal. Il Cospea stasera dovrà dimostrare tutti i passi avanti che ha fatto ultimamente, si aspetterà una grande partita. Adesso anche la coreografia dei tifosi del Cospea. Vicky si gira, riesce a passare sul calzone, attenzione Tommaso Vicky! Subito avanti il Trannusai in apertura di gara, con lui, chi se non lui, Tommaso Vicky. Il classico gol del leader assoluto massimo del Trannusai, che si viene incontro a prendere il pallone, si gira portando a spasso Calzoni e poi in estirata massima riesce a battere in uscita Laureti, 1-0, si scalda subito il match. Molta personalità. Ma qui sbaglia tutto Sabato, attenzione a Vesigna. Bravo. Vesigna riesce a passare in qualche modo, Vesigna in estirata, ma non è sul fondo. Mamma mia, il match è partito fortissimo. Però le due squadre si sono presentate al meglio. Ok, però si presentano meglio perché c'è Vicky, va in conclusione. Vicky verso Mariani. Si addormentano tutti i giocatori rossoverdi. Il giallo-blu no, e vanno al raddoppio. Vicky prova la prima conclusione, parata di Loreti sulla ribattuta. Mariani all'esto. Questo è il manifesto di questo inizio di partita, dove il Trannusai è iniziato a palla mentre il Cospea è un po' in difficoltà adesso, in una situazione lunghissima. Il tiro di Vicky, la respinta Mariani. Deposita in rete, 2-0 Trannusai. E va ancora da Mazzoli, bella palla dentro, Ligobbi ha capito tutto, Mazzoli ripropone ancora l'azione con Vesigna, il contrasto trova Ligobbi vincente che va a ripartire con l'attacco, tunnel di Ligobbi che favorisce Cianfruglia, Cianfruglia dentro, Calzoni salva tutto, mamma gioca mia, bene. Il Trannusai l'ha impostata perfetta, si difende e riguarda la grande. Bella palla, bravo. Mazzoli in estirata, va ancora, l'intervento di Loreti su Papi, tutto regolare. Doppia scivolata. Lecita. 13 minuti sul cronometro di gara. Papi ha spazio a un buon destro, lo chiude Calzoni, poi Vesigna con la magia passa. Occhio Ligobbi però che lo tallona, Vesigna avanza. Vesigna! Domenichelli! Si è fatto grande qui Domenichelli. Ligobbi. Papi, grande sfondo per Vicky! E sono tre! Che bella la sfonda di Papi! Poi Vicky e si conferma bomber. Qui perfetta, una giocata poco da futsal, perché lancio lungo, spizzare di testa, non è una cosa convenzionale nel calcio a 5, ma il Trannusai esegue alla perfezione, sponda di Papi, freddissimo, 3-0, dominio giallo-blu. Paolo Lupetti si gira, avanza Paolo Lupetti, calcia con la punta, ancora Domenichelli, con la punta del piede in collo. Da quella distanza è veramente difficile mettere in difficoltà Domenichelli. Cospeca ha bisogno, gioco forza, di una reazione ora importante. Almeno di una giocata, di un'iniezione di fiducia. Qua c'è Cianfruglia che fa le veci di Vicky. Intanto, gran numero di Vesigna che passa su Papi. Vesigna, la parata ancora di uno straordinario Domenichelli. Andiamo, raga! Cianfruglia passa, insiste, cerca l'imbucata e Frattaroli. Non ci credo. Qui un po' di sufficienza da parte di Frattaroli. Con tanta sufficienza, quello è un gol già fatto, non è ancora finita. Altra palla, Frattaroli! Al secondo tentativo, è quello giusto, quello per il poker giallo-blu. Ormai è veramente un assolo da parte del Trannusai, che sta dominando in largo e lungo. Anche se devo dire che negli anni è cresciuto così, tanto, anche in questo tipo di gioco, perché ho visto fare tante volte il gol sul secondo palo e quant'altro. Mazzoli, brutto errore, killer, e Papi poco ne approfitta. Trannusai anche sempre attento. Cospea non è in campo, non è in campo in questo momento. Frattaroli, stop, cerca lo scambio con Cianfruglia, riesce. Sono fermi i giocatori di Cospea. Ancora benedetto per la testa di Cianfruglia, la parata. Mariani fa calcio fuori. Bella parata questa di Loreti. Ma giocano con una semplicità disarmante, nell'ottica in cui il Cospea non riesce a fare la sua solita densità in centrocampo. Assolutamente. Calzoni. Segui Leo. Cozzugno chiama la palla va verso Lupetti. Sfida Frattaroli, passa Lupetti, calcio Lupetti, la parata, la ribattuta in rete. Ha segnato Tommaso Mazzoli, il gol della speranza di Cospea, 4-1. Comunque non è un caso che l'uomo più caparbio, e qui ci abbiamo messo lo zampino, ovvero Lupetti, che lotta, riesce a girarsi, tiro sporco, una deviazione che ha tratto leggermente l'inganno Domenichelli, che comunque è riuscito a metterci il guantone. Alla fine però Mazzoli la butta dentro, e quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, un gol importante. Rischia, attenzione Calzoni con la palla, è un 1-1, Calzoni calcia con la deviazione, palo! Ora il Cospea sta rientrando in partita. E qui è stato fondamentale il gol di Mazzoli. Uscito Mazzoli, intanto la sponda di testa ancora di Cianfruglia che manda in porta Mariani, e Mariani non sbaglia, il gol del 5-1, un'altra amnesia
clamorosa e negativa per il Cospea. Mariani, vai bravo a tuo porto con Lorenzo. Questo è un gol che spezza le caviglie veramente in un momento importante. Qui Calzoni è tirato fuori dalla sponda di testa di Cianfruglia, nessuno che segue il taglio di Mariani, che non sbaglia. 5-1. Vesigna, Lupetti si accentra, la lascia lì per Cozzolino, la parata di Domenichelli. Calzoni, rasoiata, e Domenichelli in serata, Domenichelli in serata di grazia. Cerca di andare centralmente, ma Calzoni viene chiuso. Poi Lupetti lotta contro Padalocco. Lupetti riesce a passare in qualche modo. Ancora per Lupetti, calcia sul fondo, ma c'è stata la deviazione. E termina qui la prima frazione di gioco. Lorenzo, troppo bello questo Ranusai, troppo brutto questo Cospè. È una combinazione di questi due fattori. Un grandissimo Ranusai, un grande spolvero che non si vedeva così concentrato e pieno organico da tanto tempo. Un Cospè al di sotto delle proprie potenzialità. Papi cerca di passare, ottiene 1-2 con un avversario. Ancora Vesigna, tutto campo, recupera palla e parte. Attenzione a Mattia Vesigna che va con l'incrociare col sinistro. Bella conclusione. Ha scelto l'attimo giusto per calciare. Vesigna recupera palla, va da solo Mattia Vesigna, insiste. Vesigna, Ligobbi lo mura. Ancora Vesigna, ancora Ligobbi due volte. Porta. Sì. Attenzione, altro recupero. Vicky la comoda su Papi. Papi verso bello. Tommaso Vicky. È tutto troppo facile, ma è anche tutto troppo bello per questo Ranusai che va verso la finale. Qui perfetto, un'altra banalità da parte di Cospea che perde il pallone in ripartenza. Papi per Vicky, ancora Papi, ancora Vicky a porta vuota. Calzoni e poi due volte Domenichelli. Sempre reattivo Domenichelli. Un commento sulla partita di Daniele Papi. Torna da un infortunio lungo, insomma. Torna da un infortunio lungo, grandissima partita, grande apporto, molto intelligente, leader silenzioso, secondo me tre assist, veramente una gran partita. Ligobbi sale per la piede, va veloce. Ligobbi lo scarica su Vicky. Vicky sul secondo per Mariani. Manifesto da futsal, manifesto di superiorità. È un super Ranusai. Ranusai che ormai possiamo dirlo vola in finale. Tutto perfetto, recupero il pallone. Hanno pazienza nel girare palla dietro. Ottima ripartenza, ottimo break di Ligobbi. Palla per Vicky, intelligente di prima sul secondo. Mariani, perfetto l'appuntamento. Perfetti. Sulle giocate sul secondo palo abbiamo detto quanto sono cresciuti questi ragazzi. All'indietro Vicky, non è un retropassaggio, la può prendere comodamente con le mani Domenichelli che poi ha 4 secondi e quindi calcia e Lauretti gli esce, va in corner. Vesigna, Mazzoli si inserisce, si incura in aria, la tocca, c'è contatto, tutto regolare secondo il direttore di gara. E qui te lo sai chiama time out, vedi, indice di mentalità vincente comunque. Molto senza. Sta un po' soffrendo allora loro chiamano il time out. Cianfruglia. Palla dentro su Frattaroli, tocco morbido, Vesigna salva sulla linea. Palla dentro verso Mazzoli, Mazzoli, Domenichelli ha presa, poi c'è il contatto e c'è calcio di rigore. No, il fallo è di Lupetti, ero convinto fosse calcio di rigore. Allora, innanzitutto Domenichelli ha fatto una parata mostruosa. Occhio a Frattaroli che batte su di voce e l'arbitro ha fermato il gioco. Lorenzo, facciamo un po' d'ordine, tu che hai visto? Io sto con l'arbitro perché Mariani mi sembrava avesse preso posizione e da ieri è stato colpito. La sponda di Cianfruglia, Mariani ancora dentro su Cianfruglia, partecipa anche lui alla festa del Ranusai, 8-1. È la terza volta che tutto nasce da un lancio lungo con una spizzata, che ripetiamo, non è una cosa su quale da vedere nel futsal, ma il Ranusai stasera l'ha fatto splendidamente. Qui grandissima palla di Mariani sul secondo palo, all'appuntamento con il gol c'è Cianfruglia, 8-1. Corsia è partita veloce con la conclusione Mazzoli. Ancora ci sta mettendo in difficoltà per la scelta del match. Assolutamente. Vesigna con Calzoni col tacco, bello questo gol. Bello, molto molto bello, qui un po' fermo il Ranusai, però nulla toglie al gesto tecnico di Calzoni con il tacco, veramente stupendo, con orgoglio, un gol meritato mi sento di. Ligobbi, perso Padalocco sul secondo per Papi, azione bellissima, ma non si concretizza. Attenzione a Vesigna che ha un po' di spazio a giocare su Medici, Domenichelli. E dentro ancora Padalocco, bello verso Ligobbi col tacco fuori. Attenzione Ligobbi, la scarica su Salvatore. Salvatore guarda la porta, conclude. Lauretti risponde. E allora Lorenzo Ceccacci emana il triplice fischio. Finisce qui. È un super Ranusai, quello che approda in finale, dove giocherà domani sera alle ore 21. Sarà meritata la vittoria da parte del Ranusai, che l'ha certificata con un risultato più che rotondo. Grande prestazione di giallo-blu che hanno approcciato al meglio la partita e hanno dimostrato
la maggiore categoria, la maggiore esperienza nei confronti del Cospea, che ha fatto una partita generosa ma non è bastata contro un grande avversario. Tommaso, è il più Beltran, lo sai, come gioco visto stasera, non della stagione, io penso anche l'anno dello scudetto, cioè come gioco stasera hai fatto qualcosa di fantastico. Sì, stiamo cercando di dare un'impronta più da forza, diciamo, perché abbiamo, dopo aver perso parecchi giocatori di qualità, oggettivamente ci dobbiamo un po' concentrare più sul collettivo. E diciamo gli acquisti che abbiamo fatto, di Gobbi tanta roba, di Gobbi è stata una bella scoperta, io lo conoscevo per il calcio a 11, però non è mai facile, insomma, a rientrare poi nel calcio a 5 da chi è più agile. Ti aspettavi di più da Cospea? Secondo me hanno poco dopo l'inizio, poi sono andati subito sotto di 3, dopo loro mi hanno molto di entusiasmo, io ho visto alcune partite, alcuni video loro, sapevo un po', magari perdono un po' il livello tecnico, però sono una squadra comunque sia che ci crede sempre, a differenza dei gol, insomma, ha pesato. Senti, adesso c'è questa finale, la sua squadra italiana è andata alla Coppa di Lega, potrebbe esserci una finale tutta in Serie A, quanto ci credete e se ci strizzate anche un occhio in ottica regionale? Noi ormai è obbligatorio crederci, diciamo, dalla parte dei nostri tabelloni sono venuti a giocare i Black Cats, appunto, che avevano perso punto. Beh, questo un po' ci ha facilitato. Ora giochiamo in finale e secondo me noi al completo siamo una squadra che ce la possiamo giocare con tutti. Di quel Devils abbiamo già affrontato, abbiamo preso 11-1 in campionato, ma eravamo decimati, speriamo che siano arrivati, eravamo 5 contati, insomma, in grande difficoltà. Sinceramente a questo punto chi arriva ci giocheremo domani questa finale. Ci vediamo domani allora.